Se il demone dell'odio può essere considerato come il picco di difficoltà alla Souls traslato in Sekiro Shadows Die Twice, il boss finale del gioco, rullo di tamburi, Isshin Ashina, ringiovanito da un rituale svolto da suo nipote Genichiro, senza entrare nei dettagli, è senza dubbio il picco di difficoltà alla Sekiro del gioco. Riflessi a mille, occhi allenati e dita rapide. State per finire la vostra prima run. Distruggetelo sfruttando quello che già sapete dalla fase 3 del suo scontro. Il comportamento di Genichiro sarà lo stesso, con la differenza che subirà più rapidamente danni alla vita e alla postura, dato che non è che un antipasto alla vera boss fight. Quando, sia in apertura di combattimento che dopo, caricherà lo slash inferto dalla sua lama mortale nera, e ve ne accorgerete, dategli un bel likimonji dritto in testa e annullerete del tutto l'attacco. Quello con Genichiro deve essere uno scontro a senso unico, durante il quale non potete perdere neanche una stilla di vitalità, né uno strumento. È facile farsi prendere dal panico quando Isshin Ashina sferra i suoi primi violentissimi e rapidissimi affondi. Ogni sua spadata è un biglietto di sola andata per l'inferno, ogni nostro colpo rischia di minare profondamente l'autostima del lupo, dato che, almeno inizialmente, la rigenerazione della postura del boss ha dell'incredibile. Proprio per questo, il primo consiglio è restare calmi, parare colpo dopo colpo, attaccare quando il nemico è di spalle o intento a recuperare da un'animazione, pensate ai kanji. Usate la Mikiri per gli affondi e saltate sulle spazzate, tutte mosse che avete imparato a padroneggiare e di cui ora dovrete dare prova una volta per tutte, per l'ultima volta. Se colpiti, indietreggiate, scappate dietro la roccia al centro del prato, bevete e ricominciate. Solo non mettete troppo in pausa il gioco o spezzerete il ritmo. La boss fight va vissuta tutta ad un fiato. Se contro Genichiro nella primissima fase della boss fight Likimonji si rivela un tool indispensabile, quando ci si scontra con Isshin nella medesima mossa, Likimonji diventa uno dei modi principali attraverso i quali punire il recupero lento dopo determinati attacchi del boss. Attenzione, perché fino a poco tempo fa era possibile sfruttare un exploit attraverso il quale saltare completamente la seconda e anche la terza fase, mettendo il boss in uno stato di Ikimonji perpetua. L'exploit è stato fissato e non è più possibile portarlo a termine. Esiste una determinata categoria di colpo inferto dal boss che, separato, vi infliggerà comunque danni ingenti, l'Ikimonji di Isshin. È importante imparare a distinguere le movenze, in genere più lente, che caratterizzano questi colpi quasi imparabili inferti dal boss, caratterizzati da un'aura bianca, una scia che segue il colpo e li distingue da quelli classici, perfettamente parabili e pariabili. Sono due. Una sorta di Kimonji, appunto, seguito da una fuoriuscita di aria dal terreno molto violenta e una spazzata a 360 gradi. La prima va evitata con il giusto tempismo, scartando di lato, e punita con un Kimonji. La seconda, se siete abbastanza veloci, potete saltarla, colpendo poi con un calcio il vecchietto. Altrimenti, quando la sentite arrivare, allontanatevi il più possibile, salvo poi, una volta eseguita la spazzata, ritornare vicini al nemico per triggerare l'Ikimonji imparabile, che è l'inizio della manovra descritta nel punto 3. Alla fine ce la farete. Lo sappiamo, arriverete alla seconda e poi alla terza fase della boss fight, durante la quale Isshin tirerà fuori dal terreno la celebre lancia vista nella cutscene iniziale di Sekiro, appartenuta al suo acerrimo nemico, e una pistola. Per contrastare il nuovo moveset, la mossa da triggerare partirà dalla distanza e avrà inizio con dei colpi di pistola, seguiti da un affondo su cui potete effettuare una provvidenziale Mikiri. Ci sono alcune differenze notevoli con la prima fase, tenetele a mente. Non fate più Ikimonji doppie, perché dopo il primo colpo Isshin recupererà molto in fretta, punendovi se non parate immediatamente dopo il primo Ikimonji. Il boss non compirà più Ikimonji lui stesso, preferendo di gran lunga le spazzate circolari con la lancia, il cui tempismo particolare vi richiederà di saltare non immediatamente quando inizia il caricamento, come prima. Se state cercando di triggerare la mossa di affondo, quella più comoda da punire con una Mikiri, attenti, perché a distanza il nemico può anche saltare per compiere una martellata seguita da un salto all'indietro e una spazzata rapida a 180 gradi. Per ultima, una mossa caratteristica
fantastica della terza fase che amerete con tutto il vostro cuore. Dopo aver saltato, Ishin caricherà la sua lancia con un fulmine. A quel punto voi salterete, rispondendo con un contrattacco del fulmine che ormai avrete padroneggiato dopo lo scontro con il drago, e bloccherete Ishin per diversi secondi. Magico! Sconfiggere Ishin Ashina e guadagnarsi l'accesso a 3 dei 4 finali, a seconda del vostro percorso, di Sekiro Shadows Die Twice è un'emozione indescrivibile. Speriamo che il viaggio compiuto insieme a noi e ai nostri 5 punti vi abbia aiutato e interessato tanto quanto a noi è piaciuto compiere ricerche per aiutarvi e aiutarci. Ormai la via dello Shinobi è stata percorsa, la vittoria è vostra, siete fieri di voi stessi e non dimenticate mai. Uno Shinobi non inizia un combattimento a meno che non ci sia altra scelta. Per raggiungere i propri obiettivi userà ogni strumento a sua disposizione, ogni possibile scappatoia. Quando il combattimento è inevitabile, colpirà con decisione e precisione assoluta. La vittoria e l'onore per lo Shinobi sono due questioni differenti. Affilate bene le vostre zanne, lupi. Alla prossima!